Ben ritrovati amici stellari, iniziamo con il segno dell'Ariete. Sarete imprevedibili e questo farà sì che coglierete l'attimo a vostro favore. Vi troverete al posto giusto, al momento giusto, ma non dimenticatevi le vecchie faccende in sospeso. Non sarà sufficiente un semplice colpo di spugna per cancellare quelle situazioni complesse e ancora soprattutto da risolvere. Toro, un po' di nervosismo sarà motivato nelle relazioni di tutti i giorni, non esagerate. La luna vi disturba, sarete irrequieti, rischiate di litigare anche con chi non c'entra nulla. Dedicate la vostra esuberante energia a uno sport, vi scaricherete l'entusiasmo di troppo. Gemelli, buttatevi, anche se qualche incertezza tenderà a frenarvi, dovrete pur decidere cosa fare del vostro futuro. Se la montagna non va da Maometto, la Maometto andrà alla montagna. Cancro, essere un po' più cocciuti e risoluti servirà a imporsi in situazioni e dopo poco varrà l'essere gentili e disponibili. Le avete provate tutte, gli ostacoli sono ancora lì. Cambiate tattica e usate la linea forte, quella dura, perlomeno vi difenderete dagli attacchi inaspettati. Leone, avete esaurito la pazienza, troppe cose non vanno come desiderate, avete resistito fino a questo momento, ma da oggi ricomincerete a ruggire, un ruggito tanto potente da poter scuotere l'universo, o perlomeno il vostro universo, che da qualche tempo sembra essersi inesorabilmente arenato. Marte darà lo scatto e questa volta niente freni inibitori, sarà meglio seguire il vecchio metodo leonino, rispetto per tutti, paura di nessuno. Vergine, oggi anche la luna vi rema contro, ma forse sarà una parziale soluzione a questo singolare momento che vivete nel settore delle relazioni. Un po' di intuito e di affidabilità vi renderà più alla mano e sotto certi aspetti sarà sempre meglio che aprire un divario tra voi e gli altri, che col tempo potrebbero diventare inevitabilmente un baratro. Bilancia, sarete stufi dei soliti problemi, sarà l'occasione giusta per farvi scoccare la scintilla e riprendere in mano la vostra vita. Razionalizzate un po' prima di capovolgerla totalmente. Scorpione, il grande impeto scorpionico oggi si farà sentire nella sua totale espressione. Rivoluzionerete l'ambiente nel quale vivete, avete bisogno di vedere intorno a voi uno scenario diverso, magari comincerete con le tende, mobili e pareti saranno il vostro sfogo principale del cambiamento. Anche nel lavoro necessitate di aria pulita, ossigenata. Qualcuno deciderà su due piedi di interrompere un rapporto professionale che non lo soddisfa più. Vi sentirete ricchi di idee e non vi porrete il problema per rimettervi in gioco e ricominciare da zero. Sagittario, i figli sono la fonte principale di gioie, ma anche pensieri. Oggi sarete impegnati a fare a tempo pieni i genitori, vi accorgerete che non è per nulla facile, già che a fine serata sarete distrutti più di una complessa e impegnativa giornata lavoro. Capricorno, noia, tanta noia, forse sarà perché sarete obbligati a seguire una condotta che vi sta stretta. Cercate una via di mezzo e non lasciatevi andare a ruota libera, qualche tentazione vi trascinerà inesorabile, ma è fuori dal vostro stile, potrebbe rivelarsi un doloroso boomerang. Acquario, da oggi niente sentimentalismi, soprattutto chi avrà forti valori d'acqua nel segno o nel proprio cielo natale dovrà imporsi di cambiare pelle. Avete messo in moto quell'ingegno che vi salverà uscire da trappole personali e prigioni esistenziali. Pesci, niente più certezze, tutto sarà molto aleatorio, voi in queste condizioni ci starete anche bene, ma non spingetevi dove vi porta il cuore, finirete per perdervi. Il segno favorito del giorno è il Gemelli. Un abbraccio stellare da Lucia Arena.